Carissimi, viene spontaneo a Natale farsi gli auguri. Si crea un clima emotivo che ci spinge sicuramente a sentirci più buoni, ma si rischia però di restare in superficie, di non guardare a tante sofferenze e anche a tanti dubbi dentro di noi. Ecco perché vorrei chiedervi una riflessione per dare più senso e più verità ai nostri auguri. E questo lo faccio nella bellezza delle relazioni che si sono create in questi mesi, ormai più di un anno, da quando sono tra voi. Per voi vescovo, ma con voi cristiano e uomo che condivide le gioie e le sofferenze della vita. Lo faccio in un anno in cui ci stiamo lasciando condurre dalla parola di Dio. La parola di Dio al centro dei nostri cammini di fede. Natale, la parola si è fatta carne. Dio parla a noi come ad amici. Per questo nel cammino della vita non siamo soli, perché scopriamo un Dio che si fa solidale, si fa prossimo, si fa vicino ad ogni uomo. Ecco allora, carissimi, il nostro augurio che sia vero il nostro Natale, che la bontà non si consumi in un'effimera emozione, ma diventi lo stile della nostra vita. E questo lo vogliamo apprendere dal farsi piccolo di Dio. Per questo auguriamoci gli uni gli altri, in questo Natale, di dare sempre più spazio all'ascolto della parola di Dio, a livello personale, a livello comunitario, attraverso anche il metodo della lezione divina, come Maria, come Giuseppe, come i pastori, come i magi. E poi costruiamo nelle nostre case, nelle nostre parrocchie, nelle nostre case, un presepe simbolico e uno vivo. Il presepe simbolico, magari in maniera semplice, fatto dalla Natività, Gesù, Giuseppe e Maria, e poi in maniera vivo condividiamo la festa con chi è solo, attivandoci perché questo diventi poi uno stile per tutto l'anno. Come scrive Papa Francesco, alla scuola di San Francesco apriamo il cuore a questa grazia semplice. Lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile, il nostro grazie a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli. Una preghiera. Caro Gesù, facci capire che il modo più bello di prolungare la messa di Natale è aggiungi un posto a tavola per una persona sola, un anziano, una famiglia in difficoltà, un extracomunitario. Buon Natale di vero cuore, sorelle e fratelli tutti, nell'abbraccio di Dio che si fa piccolo e non ci lascia mai soli. Buon Natale e buon anno.